sì, è una costante. Io sono sempre fiducioso, che per me prima o poi cambierà qualcosa. Cioè, per me, perché vedo, sono fiducioso perché vedo che Perugia fa delle partite contro squadre che si giocano la serie diretta comunque a viso aperto e alla pari. Noi dobbiamo essere, ho detto, più cattivi dentro le aree, ormai siamo sempre la stessa cosa. Loro ci tirano tre volte, mi sembra, e ci fanno due gol, noi tante situazioni, tante volte la palla nella loro area. Però sono fiducioso perché per me prima o poi può girerà. Allora, noi abbiamo visto che ancora davanti c'eravamo per me, c'eravamo e volevamo creare sulle ampiezze dei due giocatori per farli portare da una parte all'altra e creare superiorità sull'esterno e poi dovevamo attaccare la porta. Per me sono passati palloni, qualche cosa, un cross sbagliato, magari più facile, le situazioni ci sono state, il portiere che ha parato, poi per me ho messo Sadik alla fine a posto di Vlad, ho portato dentro non so quanti giocatori in area, non lo so se è stato tardi o no, per me un gol devi cercare anche un equilibrio, cambiare troppo, e qua c'è tanta la partita in corso. Abbiamo cercato di lasciare Federico, Vito, comunque in area gente valida, e poi dopo ci siamo giocati le nostre carte davanti, ci siamo abbassati, davanti non riusciamo più a pressare e abbiamo cambiato davanti. Si abbassa troppo. Questa di chi è la responsabilità? Della linea difensiva o dei centrocampisti che non coprono quella zona? Ma la prima occasione quando ha parlato Gabriel per la difesa, la seconda del centrocampo, da risalire e da racchiudere. Un tiro comunque da fuori, comunque si è infilato. Noi... No, perché poi a noi non ce li concedono tutte le libertà. No, ma noi ci concedono quasi altro perché ti ha tirato davanti al portiere qualche volta. E poi la differenza è una, la mette da dentro e invece da fuori. Quello è tutto lì. Sì, ricordiamo un po' questo tipo di ragionamento. Visto ormai sono quattro partite da giocare, sono tutte decisive, c'è l'idea di cambiare qualcosa non tanto con i singoli giocatori, ma anche qualche cambiamento, modifica tattica? Oggi visto che, sì, un po' qualche cambiamento c'è stato, però visto che tanto fondamentalmente no, le problematiche ormai difensive si ripetono, quindi giustamente tu, Perugia gioca, gli altri fondamentalmente poi segnano. Cercare magari di fare una partita anche più sporca, cercare magari di sfruttare anche quelle che poi non sono caratteristiche del Perugia effettivamente. Sporca, che serve? Buttare palla lunga? No, buttare palla lunga no, però magari c'è essere anche un pochino più smaliziati certe volte, cercare anche di aspettare un pochino, perché tanto la prima. Abbiamo aspettato, abbiamo iniziato i partiti, non è che siamo andati alla rimbaggio. Io credo che il Perugia abbia concesso poco a Lecce seconda classifica. Poi si può dire, potranno uscire di meglio, possiamo fare. La mia squadra ha fatto bene, non posso dire che ha fatto male. Io dico che male ha fatto a Carpi, ha fatto la prima parte del campionato quando a Palermo, Cosenza, primo tempo, lui ha fatto male. Poi io a più basso, intanto durante una partita c'è momenti dove l'avversario è più bravo, però io credo che Perugia sia stata sempre in partita. Poi si può cambiare il modulo, non lo so, a 5 siamo andati e abbiamo fatto ridere. Cambiamo, alziamo un terzino, apriamo una mezzala, diamo ampiezza, portiamo tre giocatori dentro l'area, alla fine quattro punte, due esterni, cioè, l'area abbiamo riempita. Io credo che le partite si decidano, le nostre partite, si dice nell'episodio, perché noi siamo in partita, noi riusciamo a essere in partita sempre. Il problema è che, come col Benevento, ci sono capitate tante situazioni, dobbiamo fare gol, perché poi non è che anche gli altri non è che ci fanno 70 tiri. Ce ne fanno tre e fanno due gol. Uno hanno mosso una palla sul calcio d'angolo, secondo un tiro dal limite, per me si può concedere in 95 minuti. Tutto qua. La mia opinione quella nel doppio confronto Perugia Lecce contro una squadra che secondo me in classifica forse sta la fotografia del campionato del Perugia, cioè un deficit da bilancio, fare occasioni create, quelle lasciate all'avversario, e lei ci ha fatto 4 punti quando obiettivamente per quello che si è visto in campo, lui già avrebbe dovuto raccogliere almeno due pareti, almeno due punti. No, anche per me, però se cadiamo sempre in queste partite, stiamo sempre a raccontare la stessa storia.
purtroppo, non so, io spero sempre, grande fiducia, perché ripeto, i ragazzi fanno cose bene, per me qualche errore lo concediamo, alla fine le partite le facciamo, io spero e credo che prima o poi cambierà direzione e le avversarie ci stanno dando tempo. Adesso finisce, bisogna sterzare, diciamo sempre, alla fine ce la facciamo mai, e fino all'ultima domenica ci spero, poi quando è finita, vengo qua, ce ne parliamo. Alla fine. Mister, buonasera. Buonasera. Senta una domanda su questi gol che Perugia prende, no? Sembra sempre che, così vedendo la tribuna, io non sono un allenatore, non sono un esperto, però sembra sempre che i giocatori siano sempre un po' staccati dall'avversario, cioè non c'è mai quella, in alcune situazioni non c'è mai quella pressione che vedi il difensore addosso. È successo, mi pare, anche l'ultima partita che abbiamo fatto, uno scambio di limite dell'aria. Sì, esatto. Sono situazioni che si ripetono, almeno così a vederle dall'alto, un po' troppo spesso. Ma che cosa dipende? Dalla caratteristica anche di alcuni giocatori, perché ad esempio Dragomi era un esterno, no? Quando è arrivato era conosciuto come un giocatore offensivo, anche Fazzarano è un giocatore offensivo, quindi l'unico giocatore di equilibrio è Bianco, diciamo, se vogliamo. E per caratteristica, secondo me? Non lo so, penso che siamo per me una squadra offensiva, che ha magari è più bravo ad attaccare, ma per caratteristiche magari. Però ho detto, mi è concesso come poco, una squadra come il Lecce, che ha fatto, non so quanti gol, 50, non so, alla secondo miglior attacco della Serie B, andata e ritorno, abbia concesso pochi tiri. Poi ho detto, se li paghi, vai, vai a casa e perso. Però lì non si può non concedere niente. Cioè, se il Frosinone gioca contro la Juve, due palle corte, il Frosinone alla fine ce l'ha, che arriva. Uno deve risalire, deve scappare, lì, però sicuramente se ripetiamo degli errori bisogna metterli a posto, prima o poi lavoriamo per migliorare la squadra, per valutare gli errori e cosa fare, proporre idee. Speriamo che prima della fine ci sia questa. Senti, assurdo probabilmente parlarne a quattro partite dalla fine, però per come si è messa la partita oggi, in particolar modo il Perugia, secondo me in fase offensiva ha sofferto la mancanza di un colpitore in testa come il Pan, cioè se voleva veramente con Pai, sia Mazzotti che Fazzarano l'hanno rimesso non so quanti traversori. Ma alla fine avevamo Savic, Vecchioli, Vico. Ah, ne però nessuno sa la caratteristica, no? Cioè tutti no, però possiamo fare di più, perché poi loro sono andati a 5 la prima volta, in quest'anno mi sembra, hanno cambiato modulo la prima volta, vabbè, era un'emergenza, l'hanno fatto forse per questo, ha messo in mezzo a Rigoni che non è altissimo, potevamo far meglio, perché qualche palla interessante è arrivata, possiamo far meglio, però andata così. Dopo diverse settimane hai rispolverato un po' la vecchia guardia, Cremonesi, Bianco, lo stesso Vecchioli, giocatori che non erano titolari da tanto tempo, che risposta hai avuto? Come buone, buonissime. Sono contento delle prestazioni di Cremonesi, ha preso subito un giallo, ha gestito bene la partita, nonostante il giallo ha preso subito, Raffaele ha fatto una buonissima partita, Vecchioli ho visto il grande miglioramento. Credo che questi giocatori hanno avuto problemi, pensate fisici, Cremonesi si era stirato, ma rientrato, ha fatto un po' fatica a tornare, Raffaele uguale, ha avuto qualche problema, Vecchioli ha avuto problemi. Credo che questa squadra possa fare a meno di giocatori con un'esperienza come la loro, una squadra molto giovane, credo che in questo momento abbia bisogno dei loro vecchi, i loro vecchi sono loro, è un gruppo italiano di esperienza. Quando si scalda la stagione, in questo momento credo che sia giusto che loro stiano lì. Quindi è un prezzo che risale, si dice la squadra stava andando bene, però ci sono state le partite, è vero che ci sono state le partite, lei è stato un po' costretto a mettere qualcuno nel fresco, a far ripostare qualcun altro, no? Però diciamo è stata una mossa calcolata, lei ritiene che sia necessario riportare alcuni giocatori in condizione anche a scapito di altri che magari. Io credo che a tanti giovani abbia chiesto tantissimo,
tanto, tanto. Per necessità e anche perché se lo so meritato. Credo che dopo 8 partite qualcuno se va fuori ricarica le batterie. Se arriviamo in questo momento, visto che Raffaele, Cremonesi e Melchiori stavano salendo di condizione, credo che ogni tanto bisogna fare staccare la spina a ragazzi giovani che magari non sono abituati a fare anche 3 partite di fila. Magari Carraro, magari Sgarbi, abbiamo tenuto per 12, tutto qua. Possiamo sapere come sta Kingsley? Kingsley ha fatto degli esami, adesso vediamo ancora di cosa sapere. Grazie. Grazie.